Cari fratelli e sorelle in Cristo, in questi giorni si è diffusa la notizia di un gesto coraggioso e significativo compiuto da Papa Francesco. Un gesto che riflette una profonda coerenza con le azioni e le parole che ha espresso fin dall'inizio del suo pontificato. Papa Francesco sta guidando la Chiesa in un periodo di crescente divisione, affrontando pressioni e temi difficili, con sfide complesse che richiedono risposte ponderate e illuminate. Questo episodio, che sta già creando molto dibattito e discussioni, sia all'interno che all'esterno della Chiesa, ruota intorno a una decisione presa dal Papa e dai suoi consiglieri riguardo a una donazione significativa destinata all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Una decisione che, al di là della sua immediata implicazione finanziaria, tocca questioni di etica, morale e, soprattutto, fede. Prima di rivelarvi i dettagli di questa decisione, vi invito a riflettere: cosa significa oggi essere testimoni del Vangelo? In che modo le nostre scelte, grandi o piccole, riflettono i valori cristiani di amore, compassione e giustizia? Come possiamo, nel nostro piccolo, fare la differenza in un mondo che sembra sempre più diviso e in tumulto? Il pontificato di Papa Francesco è stato caratterizzato da una forte denuncia della violenza e della guerra. Ha parlato di una terza guerra mondiale a pezzetti, e le sue parole contro i conflitti che infiammano il mondo sono diventate sempre più incisive e potenti. In questo contesto di tensione globale, non sorprende la recente decisione del Papa riguardo a una donazione destinata all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. L'ospedale, sotto la guida della Chiesa e ispirato dagli insegnamenti del nostro Papa Francesco, ha rifiutato una generosa donazione di oltre 1 milione di euro da parte della società italiana Leonardo, attiva nel settore della difesa e della sicurezza. Sebbene questi fondi fossero destinati a un nobile scopo, la loro provenienza non era in linea con i principi evangelici di pace e amore cristiano. Il Papa e i suoi consiglieri hanno così protetto l'immagine sacra della Chiesa, prendendo una decisione coraggiosa e dimostrando che la Chiesa non compromette i suoi valori per guadagni materiali, ma rimane salda nella sua missione di promuovere la pace, la giustizia e l'amore per tutti i figli di Dio. Questo rifiuto non è un semplice gesto simbolico, è una potente testimonianza della nostra fede in azione, della nostra speranza in un mondo migliore e del nostro amore per ogni bambino di Dio. È anche un esempio che il Papa ha voluto lanciare in questo momento drammatico. Perché ognuno di noi è chiamato a riflettere sulle nostre scelte quotidiane e su come possiamo incarnare più pienamente i valori del Vangelo. Ricordiamoci di cercare sempre la guida dello Spirito Santo nelle nostre decisioni e di rimanere fedeli al messaggio di Cristo di pace, amore e giustizia, anche quando questo significa andare contro i nostri bisogni e necessità immediati. Invitiamo tutti voi a condividere i vostri pensieri su questo argomento e a non dimenticare di iscrivervi al nostro canale per rimanere aggiornati sui nuovi video. Unitevi alla nostra comunità di fede e preghiera. Che Dio benedica ognuno di noi con la sua guida e la sua saggezza.